gruppo di ex compagni di scuola decide di organizzare un incontro dopo molti anni. Tra i vari personaggi c'è Ottavio Postiglione, il tipico secchione, logorroico e esasperante. Per farlo stare zitto, due degli amici decidono di narcotizzarlo. Vediamo insieme la scena. Ma quante gliene metti? E qui c'è scritto adulti fino a 25 gocce. Ma che è un adulto? Ma quello è repliante, ma noi... Allora gliene metto altre 10. Ma sì. Gli farà male. Ma di chi? Vabbè. Postiglione? Sì? Tu ne capisci di vini? Caspita. Allora dici com'è questo vino, perché lui lo trova schifoso, io ottimo. Sì. Questo c'è due palle così. Ma che noso. È un passito secco. Ecco. Con un retrogusto un po' amaro. Tu dicevo io. Sì, ma non è un difetto, visto? È carattere. Carattere. Giurerei che è un vino isolano. Sì. E più che amaro, è salino. Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Vabbè, visto vino, dai, io. È salino. Tutto, beve tutto. Butta giù tutto, tutto. E un momento, io devo centellinare. Come centellinare? Dunque, gli antichi greci... Ma per andartene, va. Poi sono andato a vivere da mia madre. Con il termine vino si intende la bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione totale o parziale del frutto della vite, l'uva, sia essa pigiata o meno, o del mosto. In Italia e in tutta l'Unione Europea, per proteggere un prodotto di maggiore qualità, prezzo e valore, non si può commercialmente chiamare vino il prodotto di fermentazione di uve che non siano vitis vinifera. Esistono molti criteri per classificare il vino. Il più semplice è quello basato sulle proprietà organolettiche, colore, profumo, gusto e retrogusto. Una prima distinzione si basa sul colore. Il colore è dato dalle bucce dell'uva. Vino bianco è di solito caratterizzato da profumi floreali e va consumato ad una temperatura compresa fra 8 e 14 gradi centigradi. Gli abbinamenti ottimali sono i piatti a base di pesce, molluschi, crostacei, verdure, carni bianche e in generale con piatti di cottura rapida e sughi poco strutturati. Rosato. Il vino rosato si produce utilizzando uve nere lavorate in modo da ottenere succo a veloce contatto con le bucce. In questo modo le bucce cedono solo la parte del colore al mosto. È generalmente caratterizzato da profumi fruttati e va consumato a una temperatura compresa fra 10 e 14 gradi. È un vino leggermente acido, aromatico e di lieve corposità. Gli accoppiamenti ideali sono con piatti a base di pesce, paste asciutte con sughi delicati, salumi leggeri. Rosso. Il vino rosso si presenta all'aspetto in varie tonalità di colore rosso, dal porpora al rubino fino al granato e all'aranciato. È di solito caratterizzato da un'ampia varietà di profumi, fiori, frutta, confettura, erbe, spezie e da una più o meno elevata sensazione di morbidezza e corposità. Deve essere consumato a una temperatura di servizio compresa fra 14 e 20 gradi centigradi. Il vino rosso è ottimo per accompagnare carni rosse, cacciagione, formaggi e tutti i piatti basati su cotture prolungate e sughi strutturati. Continuando la classificazione del vino in base alle sue caratteristiche, abbiamo il vino passito, ricavato da uve appassite, lavorate come per una normale vinificazione. Vino frizzante è un vino che presenta una moderata effervescenza dovuta alla presenza di anidride carbonica. Il vino può essere giovane, cioè prodotto per essere immesso subito nel mercato, o invecchiato o barricato, lasciato invecchiare in botti di legno.
Questo procedimento consente al vino di invecchiare lentamente mediante un processo di ossidoriduzione che avviene tramite le fibre del legno. Queste danno al vino un aroma più intenso, un odore di tostato e al gusto un equilibrio e una morbidezza. Il vino in Italia è soggetto a una certificazione obbligatoria che segue queste suddivisioni. Vino da tavola è il più semplice, è un vino che può essere prodotto con uve provenienti da qualsiasi parte dell'Italia e da qualsiasi raccolto. IGT, indicazione geografica tipica. È un riconoscimento di qualità attribuito ai vini da tavola. Si tratta di vini ottenuti da uve determinate e provenienti da zone ampie ben definite. IGP, indicazione geografica protetta. Sono prodotti che hanno qualità determinate dall'origine geografica. Almeno una delle fasi produttive deve avvenire in quella determinata zona. DOC, denominazione di origine controllata. È un riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in determinate zone e recanti la medesima in etichetta. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Sono vini regolamentati da un disciplinare rigido, contraddistinti da una zona di origine precisa e molto spesso anche una sottozona. DOP, denominazione di origine protetta. Sono prodotti le cui caratteristiche dipendono in tutto o in parte dall'ambiente geografico in cui sono prodotti. Tutte le fasi produttive devono avvenire in quella determinata zona. Ognuna delle 20 regioni italiane produce vino. L'Italia è il maggiore produttore di vino nel mondo, con quasi 50 milioni di ettolitri l'anno, e è il maggiore esportatore, con più di 20 milioni di ettolitri. Vediamo la classifica dei vini più consumati in Italia. Spero di avervi aiutato a capire i vini italiani. Ma scommetto che siete curiosi di sapere cosa è successo al povero Postiglione. Vediamolo insieme. Miracolo, mamma, sono io, mamma. Ti prego, resta. Ragazzi, questo balla pure nel sonno. È indistruttibile, gli volevo dare una martellata. Mamma, dai, non te ne andare. Ma perché non mi ascolti? Mamma, eh? Manca la madre, lo sta a sentire. Alleluia! Se questo video ti è piaciuto, metti un like, scrivi un commento e aiuta il canale a crescere, così che io possa continuare a fare video interessanti. Arrivederci alla prossima!